Ciao ragazzi, ci siamo rivisti dopo una fantastica pausa natalizia, come vi siete divertiti? E ora non vediamo l'ora che arrivi un nuovo anno 2021 insieme, e speriamo che tutti abbiano fortuna e buona salute. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Ariete, cari Ariete, se avete dei litigi cercate di chiarire il prima possibile. Inutile discutere inutilmente, soprattutto in questi giorni di festa. Questo vale in particolare per le coppie storiche. Cercate di ascoltare di più chi vi circonda, d'altronde non potete pensare di avere sempre ragione. Sul lavoro evitate discussioni con i colleghi. Attenzione a chi cercherà di mettervi il bastone fra le ruote. Per l'Ariete oggi è un Santo Stefano davvero molto piacevole. Si sarà circondati dagli amici più cari, che reclameranno la vostra presenza proprio come piace a voi. Dopotutto all'Ariete piace la compagnia delle persone a cui vuole bene, e quelle che lo divertono. Tutti i nuovi progetti stanno per decollare, e attenzione all'amore perché una nuova relazione potrebbe diventare importante. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 8. Finanze. 9. Benessere. 8. Toro, cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 dicembre 2020, Santo Stefano, possibili discussioni sul posto di lavoro con i colleghi. C'è chi proverà a ostacolarvi in ogni modo, ma voi sarete abili a superare ogni difficoltà dimostrando il vostro valore soprattutto ai superiori. In amore approfittate di questi giorni di festa per trascorrerli con le persone a voi care. I Toro hanno la luna ancora nel segno anche in questa giornata di Santo Stefano, e bisognerebbe proprio approfittarne per godersi le feste al meglio e cercare di ricaricare le batterie in vista del nuovo anno. Vanno tenute sotto controllo solo le finanze. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 6. Benessere. 5. Gemelli, cari Gemelli, per voi quella di oggi trattino d'unione 26 dicembre, una giornata di grande riflessione. Avete tante cose in ballo e problemi da risolvere, ma con la vostra tenacia riuscirete a rimettere tutto a posto. In generale mantenete la calma e il controllo, anche se qualcuno potrà mettervi il bastone tra le ruote. Vi sentite un po' spersi e avreste bisogno di tempo per capire da che parte andare. I Gemelli oggi riacquistano una grande vitalità, e anche una forza, che andrebbe sfruttata in amore. Si potrebbe fare un incontro speciale oppure essere l'oggetto del desiderio di qualcuno, quindi, mi raccomando, sfruttate questa buona influenza delle stelle. Con Giove e Saturno favorevoli il prossimo anno sarà davvero importante. Fatevi trovare pronti. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 10. Finanze. 7. Benessere. 9. Cancro, cari Cancro, in questi giorni di festa, avrete la complicità di amici e colleghi che saranno molto sinceri nei vostri confronti. D'altronde è meglio dire una brutta parola per farvi aprire gli occhi che prendervi in giro a lungo. Se ci sono litigi o discussioni, cercate di capire da che parte andare e chiarire eventuali dubbi. Il segno del Cancro vivrà una giornata senza dubbio migliore rispetto a quella del Natale in cui si è stati particolarmente malinconici. Il prossimo anno sarà molto importante, quindi bando alle malinconie e tristezze, bisogna proiettarsi al futuro con positività. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 8. Finanze. 8. Benessere. 9. Leone, cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 dicembre 2020, sarà una giornata nella quale saprete essere risoluti e tenere fede alle vostre idee e principi, anche se il mondo che vi circonda farà di tutto per farvi cambiare rotta. D'altronde, se dovete sbagliare, meglio farlo con la vostra testa. Riuscite sempre a complicarvi la vita, anche quando le cose sono facili. Il Leone vivrà questo giorno con una bella tranquillità, ma comunque bisogna avere prudenza perché la luna è sempre contraria. Infatti potrebbe esserci un po' di agitazione in agguato, ma sarebbe meglio fare di tutto per combatterla. Sul lavoro non bisogna fare scelte rischiose e se c'è qualche ostilità si troverà la forza per superarla.
pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 6. Vergine, cari Vergine, oggi, domenica 27 dicembre 2020, sul lavoro avrete idee fuori dal comune, e chi vi circonda, colleghi e superiori, potranno non gradire. Se le ritenete davvero valide, difendetele ad ogni costo. Se avete progetti in ballo, portateli a termine. Avete una gran forma e farete invidia a tutti. Ottime energie e voglia di fare. La Vergine oggi potrà recuperare un po' di energie dal punto di vista psicofisico. Bisogna approfittarne per ricaricare le batterie dopo i primi giorni della settimana, che sono stati pesanti. Sarebbe una buona idea stare con le persone a cui si vuole bene per staccare la spina dalle questioni pratiche e rilassarsi un po'. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 7. Bilancia, cari Bilancia, oggi trattino d'unione 26 dicembre, vivrete una giornata nella quale potrete vivere sereni e senza particolari intoppi, almeno se nei giorni precedenti sarete stati in grado di organizzarvi per il meglio. D'altronde il periodo di feste serve proprio a ricaricare le pile. Molti di voi però si preparano già a tornare a lavoro. Non abbattetevi, molti purtroppo non lo hanno più. Quella di oggi è una giornata promettente per la Bilancia, e c'è da dire che andrà sempre meglio con il passare del tempo. E, possiamo dirlo a voce alta, vi meritate tutto il successo che sta arrivando dopo un inizio anno molto difficile. Attenzione solo ai soldi, perché potrebbero esserci state spese di troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 8. Finanze. 9. Benessere. 8. Scorpione, cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 dicembre 2020, dovrete fare attenzione a non litigare con chi vi circonda. Sarete infatti nervosi e fumantini, e potreste scontrarvi con qualcuno dalla testa dura che vi farà perdere il senno. Mantenete la calma. Non trascurate le amicizie e i rapporti di lunga data, soprattutto in questi giorni di festa. Lo Scorpione ha la luna opposta e proprio per questo deve stare attento a non cadere nell'eccessivo nervosismo e nei pensieri negativi sul fatto che non si è potuto passare il Natale con le persone care. Chi ha vissuto qualche complicazione di recente, o delle tensioni, è riuscito a risolvere tutto. Oggi sarebbe meglio non strafare e non stancarsi troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti. 4. Attività. 5. Finanze. 8. Benessere. 5. Sagittario, cari Sagittario, oggi, domenica 27 dicembre 2020, sarete sereni come sempre. A volte fate fatica a capire come chi vi circonda sia sempre perennemente nervoso. Riuscite infatti a mantenere la calma anche nei momenti più difficili e di stress, tanto che chi vi circonda invidia il vostro carattere. Allontanate le energie negative ed evitate discussioni con il partner. Oggi il Sagittario ha davanti a sé una bella giornata da trascorrere in tutta tranquillità, forse anche troppa per i vostri gusti. In amore ci saranno giorni migliori, ma le cose vanno molto meglio rispetto all'inizio dell'anno. Sono tanti i nati sotto questo segno, che potrebbero vivere un colpo di fulmine e fare un incontro speciale. Mollate i freni inibitori e buttatevi. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 8. Finanze. 9. Benessere. 8. Capricorno, cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox siete particolarmente di buon umore in questi giorni di festa, tanto che non capite da cosa derivi, voi che per natura siete particolarmente pessimisti. Ma d'altronde vi basta poco, come il poter stare in famiglia, per trovare il sorriso. Attenzione a non trascurare il partner per i troppi impegni di lavoro. Il segno del Capricorno ha ancora il Sole e Mercurio dalla propria parte. Questo 2020 è stato un anno difficile, ma con forza si è andati avanti con coraggio, e si è cresciuti tanto diventando anche persone nuove. Tutto il coraggio acquisito andrebbe sfruttato anche in amore, quindi, non abbiate paura di aprirvi a qualcuno. Mettetevi in gioco.
pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 6. Acquario. Cari Acquario, per voi si prospetta una giornata favorevole. Avete le giuste informazioni e le carte in regola per fare bene in ogni campo, soprattutto sul lavoro. I vostri colleghi e superiori apprezzeranno il vostro spirito e l'intraprendenza. Il nuovo anno porterà nuove opportunità professionali. Og l'Acquario dovrebbe iniziare a pensare al futuro per costruire qualcosa di bello. Bisogna mettersi in gioco sul lavoro e iniziare nuovi progetti perché Giove e Saturno sono nel segno e danno una grande mano. Il prossimo anno ci saranno grandi rivoluzioni e l'Acquario non vede l'ora di iniziare una nuova vita. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 6. Pesci. Cari pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fosti oggi, domenica 27 dicembre 2020, Santo Stefano, per voi si prospetta una giornata nella quale riuscirete a portare a termine i vostri impegni e realizzare le ambizioni che avete in serbo da tanto tempo. Il nuovo anno porterà belle notizie, ma fermatevi un attimo per capire da che parte state andando, e se state prendendo le giuste decisioni. Il segno dei pesci vivrà una giornata molto tranquilla. Potreste solo esserci qualche pensiero di troppo, o dei ripensamenti in amore. La cosa più importante è quella di non cadere nelle malinconie e vivere il presente con serenità. Se ci sono troppi problemi in amore, si ha la consapevolezza che non si può continuare così. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 8. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!